Ci troviamo qui riuniti per presentare questo laboratorio convegno che si terrà il 10 di ottobre nei locali dell'Università del Piemonte Orientale a Vercelli. Questo laboratorio, perché noi preferiamo chiamarlo così, è molto importante e fa seguito al convegno che c'è stato il 14 di febbraio a Gattinara, che era intitolato Oltre la crisi, perché vogliamo in questo modo cercare di affrontare delle opportunità presentando alle associazioni e lavorando con le associazioni in modo che alcuni discorsi progettuali possano concretizzarsi effettivamente. Questo secondo appuntamento sul tema Oltre la crisi, perché è stato stimolato negli ultimi tempi a interrogarsi sul ruolo che le associazioni possono giocare insieme agli altri attori del territorio proprio per affrontare i temi chiave che sono, diciamo, delle emergenze quasi quotidiane, il tema lavoro, il tema casa, il tema salute, il tema solidarietà rispetto a come insieme le comunità possono, volendo, studiare modelli nuovi per reagire appunto alla crisi. Diciamo innanzitutto che si tratta di una proposta che ha degli elementi innovativi molto importanti, primo fra tutti il volontariato come motore per il cambiamento sociale, nel senso che propone un'iniziativa veramente concreta, non è solo un convegno, ma un'iniziativa veramente concreta per arrivare a una progettazione partecipata e integrata sul territorio. La metodologia che contraddistingue questo lavoro è proprio quella della progettazione partecipata, come ho appena detto, cioè mettere enti diversi che hanno modalità di lavoro diverse, vision diverse, intorno a un tavolo e interrogarli su che cosa si può fare per fare innovazione sul territorio, per sviluppare innovazione in modo da affrontare la crisi che, come sappiamo, ed è anche un esito del convegno precedente del 14 febbraio, la crisi non finirà, ma richiede nuovi modi di pensare e proprio nuove modalità di pensiero per essere affrontata. E noi chiediamo, poiché ci sono 100 posti, solo 100 posti disponibili, chiediamo a chi fosse interessato di accedere al sito del Centro Servizi per il Volontariato e scaricare la scheda di iscrizione. Qualora ci fossero persone interessate a mandare anche in anteprima una idea progettuale che si vuole portare al tavolo, esiste anche sempre sul sito del Centro Servizi una scheda che noi faremo avere in anteprima ai facilitatori in modo che i lavori del tavolo, dei vari tavoli, siano effettivamente proficui.